lunedì è dedicato a Pelagus. Vi presento subito il nostro ospite, Federico Capuano, benvenuto dottor Capuano, Buongiorno. direttore del Dipartimento Ispezione Alimenti nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, uno dei 10 in Italia, la massima autorità del controllo sanitario in regione, organismo tecnico-scientifico per la difesa e la farmacovigilanza sanitaria e il miglioramento delle produzioni animali. Oggi è infatti, dicevamo, il giorno di Pelagus, il nostro viaggio nella risorsa mare, il racconto sulla pesca e sui pesci fatto dai protagonisti del pianeta mare. Un progetto pensato da noi insieme con il CRISAP, con il suo direttore tecnico Alfredo Improta, il Centro della Regione Campania per la Sicurezza Sanitaria del Pescato e con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e con Salerno Pesca, azienda di import-export di prodotti ittici del Mediterraneo in partnership con la Kingfish for Investment di Porto Said in Egitto. E lunedì scorso, ricordate, lunedì con Giorgio Smaldone del Dipartimento di Agraria, al centro della nostra discussione furono proprio i molluschi, quindi ritorniamo oggi sui molluschi bivalvi. Lunedì scorso era il loro aspetto, l'ispezione, le corrette modalità di conservazione e di vendita a dettaglio, perché i molluschi, le cozze, le vongole, le ostriche, eccetera, sono specialità marine molto ricercate, ma poiché sono organismi filtratori sono anche potenziali serbatoi di agenti patogeni, sia chimici, sia biotossicologici che microbiologici. Ed il dottor Capuano è uno dei massimi esperti in questa materia. Innanzitutto, dottor Capuano, tranquillizziamo chi ci ascolta perché per fortuna il sistema italiano dei controlli sanitari è forse il più rigoroso al mondo. Su questa slide infatti leggiamo oltre 1.000 controlli in media sui frutti di mare. In che senso, mi aggiorna il dottor Capuano, dove avvengono e di quale tipo? Allora, diciamo che l'Italia, ma soprattutto la Campania, è proprio in prima fila sui controlli ufficiali, sul pescato e sui frutti di mare in particolare. I controlli sono effettuati per lo più dai servizi veterinari delle ASL, ma poi altre autorità come i NAS, i Carabinieri della Salute, i Sì, NAC e la Capitaneria di Porto. E certo. abbiamo anche i controlli fatti dai produttori stessi che chiedono a noi di essere autocontrollati. Controllati. Sono 1.000 campioni, controlli non al giorno ma al mese, che riguardano tutti gli Sì. Ecco, aspetti della sanità relativa ai molluschi, quindi controlli ritorniamo un attimo microbiologici. sull'ultima slide, eccola qui. Sì, vediamo appunto la ricerca di virus, di batteri, di contaminanti ambientali, quindi i controlli chimici che sono sempre più importanti, e poi le frodi alimentari, che riguardano più il settore del pesce che Sì, dei molluschi, sui quali la maggior parte delle non conformità attualmente sono più legate a questo aspetto più che alla contaminazione ah, microbiologica. quindi c'è anche un autocontrollo, cioè ci Sì. sono produttori, allevatori che autocontrollano prima di passare, come dire, ai controlli esterni, cioè quello delle autorità sanitarie. È molto importante questo, anche perché aumenta, credo, l'autoresponsabilità, è vero, dei Certo. produttori. Ecco, veniamo alle singolarità, cioè le quantità di componenti che ci danno l'idea della salubrità di questi molluschi. In questa tabella, per esempio, dove per 100 grammi di prodotto sono messi a confronto ostrica, che sarebbe A, la vongola nostrano lupino, che è la B, vongola nostra verace, C, e la vongola filippina, detta Rutitapes filippinarum, che è la lettera E. Quindi A, B, C, D, E. E qui vediamo, se lei può commentare lei stesso. La prima, Sì. diciamo, chi ha più calorie sembra che sia l'ostrica. Sì, diciamo prima di tutto che i frutti di mare vengono sempre, si parla di frutti di mare per enfatizzare il rischio per la salute, invece hanno degli aspetti nutrizionali che sono Che sono significativi. notevoli, Prima di tutto, in generale, complessivamente, vediamo che hanno un basso tenore di grassi, sono sì. prevalentemente caratterizzati da un contenuto proteico, quindi è importante, diciamo, dal punto di vista nutrizionale. Alle proteine ci arriviamo subito. Ecco, gli grassi monoinsaturi e poliinsaturi, che sono Sì, quelli sono positivi. quelli positivi, gli omega 3 e omega 6. Vediamo per esempio che quasi tutti sono allineati con una buona percentuale Sì. di grammi, di milligrammi, cioè sono Sì. 0,62 grammi, però sono tutti quanti, come dire, nutraceutici, insomma. Hanno un apporto quotidiano nella dieta molto importante, sia per quanto riguarda gli acidi grassi che le vitamine, che purtroppo sono termolabili. Noi sappiamo che
i frutti di mare vanno cotti, insomma, noi consigliamo fortemente di cuocere, per cui si perdono queste componenti. Quello che è importante è dire che solo chi ha problemi di colesterolo e di pressione alta per il contenuto di sodio dovrebbe contenere questo consumo di frutti di mare. Per il resto, in un corretto quantitativo, chiaramente, non quotidianamente, è un alimento molto che apporta un valore importante alla dieta. Ecco, vediamo l'altra tabella, eccola qui, ce la fa vedere Giovanni, il sale. Chi ha più sale sembra che sia la vongola filippina, sì, la vongola, sì. Però siamo sui 2 grammi, quindi sì, a 100 grammi. Quindi è un importante contenuto di sodio. È importante perché noi sappiamo che dopo i 5-6 grammi al giorno andiamo oltre la soglia. E poi vediamo, come diceva lei, ecco, le vitamine non male, insomma, anche se parliamo di microgrammi. Quindi. Sì, però l'apporto soprattutto del gruppo delle vitamine B, diciamo al 50% una porzione di frutti di mare consumati crudi, che chiaramente io lo scoraggio fortemente, darebbe un apporto quotidiano pari al 50% delle necessità. Ecco, e poi sali minerali. Sì, perfetto. Ecco, riportiamo in primo piano la tabella. Vediamo anche, ecco, l'apporto di calcio in milligrammi, che è notevole per esempio nella vongola. Sì, sì. Nella vongola quella il Ruditapes decussatus, che le vongole sono di 3 tipi, ho letto, io non lo sapevo. Una è quella, il lupino, la vongola nostrana. Poi c'è il decussatus, che la verace, e poi c'è stata questa questa filippina, la che filippinaro, ha preso che adesso è molto, mi pare, entrata nell'Adriatico, ma anche non solo nell'Adriatico, è un po' dappertutto, insomma, è la più comune adesso. E poi vediamo un po' ancora, rivediamo questa tabella, eccola qui, giusto per completarla, vediamo anche contenuto di fosforo, contenuto di selenio. E qui, anche qui la vongola è la più, come dice, dotata. Poi il ferro, vabbè, qui parliamo sempre di milligrammi, il ferro e la vongola, il decussatus, e poi lo iodio, che diciamo è l'altro elemento importante. Quindi mitizziamo il falso mito dei frutti di mare che fanno male. Non fanno male, a meno che ovviamente... Non se ne ecceda, poi si usino le cautele nel consumo, che poi casomai vedremo dopo. E dunque siamo poi alle condizioni di vendita al dettaglio, i controlli delle autorità sanitarie che possiamo analizzare in queste 2 schede. Commenti lei stesso. Ecco, qui mi pare che all'allevamento l'inquinamento sia bassissimo. Sì, noi abbiamo 27 circa zone destinate, autorizzate alla produzione di frutti di mare, allevamento o raccolta su banchi naturali. E qui i controlli sono costanti, diciamo, i servizi ASL, mare permettendo, condizioni meteo-marine permettendo, ogni 15 giorni fanno dei prelievi per appunto effettuare i vari controlli. Sì. E qua abbiamo difficilmente abbiamo delle non conformità che richiedono il blocco della produzione. Ecco, rivediamo la tabella, poi, che è importante, la tabella che ci fa vedere Giovanni dalla regia. Invece quando va alla vendita notiamo che c'è un picco di non conformità legato a una scorretta utilizzo del frutto di mare. Soprattutto il cosiddetto rinfresco, cioè immergere questi frutti di mare per la vendita in acqua di provenienza dubbia, chiaramente favorisce la ricontaminazione di questi prodotti, che devono essere venduti vivi, sono degli animali vivi, come tali, nell'acqua filtrano e accumulano quello che c'è nell'acqua. Se l'acqua è contaminata, vengono. Infatti noi vediamo tutti i giorni, io stesso personalmente vedo che ci sono delle persone che con i furgoncini vanno per esempio al porto turistico oppure al porto commerciale, riempiono i secchi d'acqua di mare, tra l'altro acqua di porto, acqua inquinata, per portarli dove? Per portarli sui banchi, qui, per carità, il lavoro di tutti va rispettato, massimo rispetto per tutti, però sono cose che non si fanno. E qui anche chi sorveglia i porti, chi è alla sorveglianza dei porti, sia il commerciale, il Masuccio Salernitano, dovrebbero anche controllare questi furgoni che fanno, dove vanno, insomma. Quindi occorrerebbe più controllo, ma nell'interesse di tutti, non per danneggiare chi vende. E quindi dicevamo,
che abbiamo visto dalla scheda. Ecco, qui è, per esempio, noi rivediamo qui vediamo diciamo la parte che riguarda appunto la conservazione, il lavaggio, qui è un'ossigenazione, è vero, la Sì, pulizia. questo penso sia un centro di spedizione dove Sì, vengono, sì. devono obbligatoriamente passare sempre i Sì. frutti di mare. Se provengono da aree che hanno un livello di contaminazione superiore a quello previsto per norma, devono anche essere depurate, quindi stazionare per tempo diverso a seconda del tipo di frutto di mare e del tipo di contaminazione in acqua pulita, dove si eliminano i batteri sicuramente, un po' meno rapidamente i virus, e quindi possono essere confezionati, etichettati e quindi. E questo è il modo corretto con Corretto, cui sì. Sì, si distribuiscono e si vendono i frutti di mare, cioè in retini, è vero, dove c'è la targhetta, vedo. possono anche essere aperti le confezioni particolarmente grandi, ma mai, sempre con l'etichetta posizionata in modo da essere Sì. leggibile, e mai immersi in acqua, Mai immersi in in acqua, ambiente mai fresco. tenute sfuse, diciamo. Sì, si possono aprire in qualche caso, ma diciamo l'uso comune, il quantitativo comune che. Ecco, questo è un sistema per esempio scorretto, Corretto, sì, quello di in tenerle acqua. nelle vaschette. Non comprate i frutti di mare nelle vasche in cui c'è acqua perché non sono a Certo, norma. Ecco, e il rischio di beccarsi qualche interite per è esempio, quali molto. sono diciamo, gli incerti Sì, il rischio chimici, maggiore. i rischi maggiori, la salmonella, per Il esempio. frutto di mare assorbe tutto quello che c'è nell'acqua, quindi Sì. assorbe e accumula quello che c'è nell'acqua. In acque pulite mangia solo plancton, quello che è non pericoloso. Se le acque sono contaminate, accumula quello che ci sta nell'acqua. Quindi se sono batteri, vediamo i coli, salmonella, che sono quelli che vengono, per i quali è previsto un controllo, ma noi troviamo anche altri patogeni, Yersinia, Clostridium difficile e così via. I virus sono i più importanti, il Sì, norovirus che ormai è quasi sì. Sì. ubiquitario, per il quale è previsto però la vendita, se il frutto di mare deve essere venduto previa cottura, può essere anche commercializzato se contaminato da questo virus che determina un'enterite, mentre non per l'epatite A. L'epatite A noi siamo in una zona a bassa, diciamo, endemia di epatite A, per cui c'è un rischio anche nelle nostre aree di produzione, anche se dal 2015 l'ultimo, diciamo, episodio importante di epatite A che ha coinvolto i frutti di mare, non abbiamo più queste criticità nelle nostre Sì. produzioni. Poi abbiamo i contaminanti chimici, i metalli pesanti, i contaminanti, diciamo, adesso si parla molto di ritardanti di fiamma, sostanze Sì, antiormonali e poi i chimici, come dicevamo prima della trasmissione, ambientali come l'arsenico inorganico, che si può anche quello. che è sotto osservazione, diciamo. Sì, Ecco, qui stiamo. rivediamo questa tabella che è molto interessante, cioè in effetti all'allevamento c'è bassissimo Sì, tasso di inquinamento, di non di non conformità, diciamo conformità. non conformità. Invece quando si va alla vendita, lì scattano Sì, poi. ci Quindi noi. sono frequentemente delle necessità di denunciare, perché questi Sì. sono tipo di accertamenti che prevedono poi una. Noi a chi denunciamo? Ai NAS, chiamiamo i Allora, carabinieri? no, È i l'ASL, deputati sono le ASL, i le servizi ASL, veterinari dell'ASL. sì. Possono anche intervenire altre autorità competenti, tipo la Capitaneria di Porto e i NAS o anche Che altri, poi però ma chiamano le ASL per sì, si fanno di gli esami, solito le analisi, diciamo. assistere dai servizi veterinari delle ASL, che fanno il 99% dei nostri campioni, sono frutto dell'attività dei colleghi delle Sì. ASL. E infine vediamo un decalogo sulle cose, insomma, è il messaggio che noi lasciamo, il messaggio costruttivo, positivo che lasciamo a chi ci segue, ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici, un decalogo sulle cose da fare. Eccolo qui, sulle cose. Prima, vediamo le cose da non fare, ecco, lasciamola questa icona. Per esempio, raccogliere i frutti di mare direttamente non è Sì, questo è corretto. assolutamente sconsigliato perché, ripetiamo, i frutti di mare possono essere allevati e raccolti solo In in acque, aree dove le acque sono sì. controllate. Non Quindi sappiamo dove le ci può essere raccogliamo. il pesce pescato nel porto può essere mangiato e commestibile, ma lo stesso frutto di mare preso Sì, nella stessa area, no. perché il Quindi, frutto di mare, abbiamo detto, sì, è un filtra filtratore, tutto. accumula. Poi comprarli da commercianti occasionali, noi ne parliamo, qui siamo spesso in basi, Sì. la domenica, da ambulanti che
che soprattutto nelle zone periferiche vendono, mai comprarli lì perché siamo praticamente a tu per tu con il rischio, certo, chimico. Microbiologico. Poi non preoccuparsi se sono tenuti in acqua di mare. Il discorso che facevamo prima, cioè la vendita deve essere fatta in assenza di immersione in acqua, in asciutto. Ambiente fresco, umido, ma non in immersione. Infatti tenerli a lungo in un ambiente caldo e asciutto prima di mangiarli no, perché non va bene. Devono essere vivi, quindi in queste condizioni il frutto di mare soffre, muore, può morire, quindi non può. Quindi non dobbiamo preoccuparci se sono immersi nell'acqua di mare, assolutamente non comprarli, oppure tenuti asciutti prima di mangiare. O al sole, al caldo. O mangiarli crudi, l'abbiamo detto prima, o poco cotti, altro non è vietato. Non è però, vietato, però è un rischio. È un rischio. Sì, infatti vediamo sempre queste scene nei film dove ci si vanta di mangiarli, però è sempre dietro, c'è sempre l'agguato. Ecco, le cose invece da fare: acquistarli da rivenditori autorizzati, ci siamo, e verificarne il corretto confezionamento. Quindi la retina, l'etichetta che porta l'area di provenienza, il nome chiaramente del frutto di mare che si acquista. Vogliamo ripeterli, la cozza è il Mytilus gallo provincialis. Mytilus gallo provincialis. Però noi abbiamo anche adesso introdotto il Mytilus sedulis, che è una varietà, e abbiamo anche degli ibridi, per cui sono Mytilus. Poi c'è la vongola nostrana o il lupino. Il lupino. Detta anche Camelea gallina. Sì. Ecco, perché sulle etichette li troviamo questi nomi. Anche il nome e allora sentirli e magari rivederli, riconoscerli può essere utile, può essere simpatico. Poi c'è la vongola nostra verace, che è il Ruditapes decussatus, che mi pare che sia un po' allungato, è vero? Sì, un po' meno scuro della filippina. E poi la vongola filippina, che invece è più panciuta, meno sviluppata, la si conosce anche perché è rigata, è vero? È più attraente anche più attraente. Come aspetto. Esteticamente, molto, diciamo, molto esteticamente valide, diciamo. E poi vediamo ancora le cose da fare. Controllare l'etichetta, l'abbiamo visto, come diceva lei, la di confezionamento, quindi per valutare la freschezza e la vitalità, che vediamo? Allora, devono essere il frutto di mare in assenza di acqua è chiuso. Perché se è aperto, lo dicevo perché anche se è aperto sta morendo. Il frutto di mare, e là è una data di scadenza, quindi il frutto di mare è morto, non può essere. Quindi se vediamo una cozza semiaperta è in sofferenza, se non è morta. Sì. E i frutti di mare morti non si possono mangiare. E poi consumarli rapidamente, se necessario, conservarli in frigo. In frigo, in ambiente fresco. Casomai immersi, avvolti da un canovaccio umido, perché l'umidità. Consumarli cotti in maniera idonea, Sull'idoneità della cottura c'è tutto un discorso da fare. Sulla cottura poi ci riserviamo di farlo magari con qualche chef, qualche esperto, anche se l'abbiamo detto in passato. Comunque ognuno poi le fa come vuole. Certo.